Hola chicos, visto que hemos publicado el video con Antonio Vitiello y no se sabe cómo sacar los subtítulos, muy fácil. Se van aquí, configuración, les va a dar el idioma, ok, le dan italiano y aquí te dice traducir automáticamente. Ustedes en traducir automáticamente les van a venir lo que son los subtítulos. Por cuestión de tiempo no lo pude hacer, son 30 minutos chicos, 25 minutos en los cuales pasamos hablando. Y hoy tengo un invitado especial, yo creo que es la persona que más cerca está del Milan. Yo principalmente me informo con él y muchas otras personas se informan de lo que él dice. Así que, bueno, sin nada más antes que anunciar, mandamos la intro y luego lo presentamos. Y pues nada, aquí inicio a hablar en italiano, así que termina el espacio en español, inicio. Buonasera Antonio, grazie mille per aver accettato l'invito, pazzesco. Buonasera, buonasera a tutti, mi fa molto piacere essere qui con voi, un saluto a tutti, a tutte le persone che ci stanno seguendo dal Sud America, è davvero un onore parlare con voi, mi fa sempre tanto piacere avere anche i vostri messaggi sui miei canali social, davvero un piacere. No, grazie a te Antonio, che come ti dicevo prima tu sei una persona di riferimento, tutti, ma tutti, non esiste una persona in Latino America o nel mondo che non vada a vedere quello che pubblichi te, che non vada a vedere quello che dici te, per noi è legge, capito? È un dogma, se Antonio Vitiello lo dice allora lo diciamo, altrimenti noi non ci buttiamo con i commenti. Siete troppo buoni, vi ringrazio. Comunque Antonio, adesso non vorrei essere maleducato, ma comincio a metterti su due cose che sono polemiche. Rinnovo di che sì, se per te vale la pena rinnovarlo o meno. E poi Romagnoli, che è lì nel limbo. Iniziamo con che sì. Iniziamo con che sì. Allora, mi aspettavo anche io il rinnovo in estate. Devo essere sincero, mi ha anche un po' deluso dal punto di vista umano. Frank e sì, perché dopo quelle parole alle Olimpiadi, quando ha detto torno a Milano e firmo, mi aspettavo un'operazione, una trattativa un po' più semplice. Invece da quello che abbiamo scoperto in queste settimane, lui insieme al suo procuratore continua a chiedere una cifra molto alta che il Milan in questo momento non riesce a soddisfare. Chiede, da quello che sappiamo, 7 milioni di euro netti più 1,5 di bonus più le commissioni al procuratore. È normale che il Milan può arrivare fino ad un certo punto, ma poi diventa complicato andare a soddisfare queste richieste. Il Milan pensa che ha voluto anche triplicare il ingaggio di Kessié, passando da 2,2 milioni a 6,5, e quindi 3 volte quello che guadagna attualmente, però il giocatore fino ad ora non ha ancora accettato. Questo sicuramente è un problema, perché il Milan voleva puntare tanto su Frank e sì, però per un motivo o per un altro il giocatore in questo momento sta dicendo di no all'offerta del Milan. Questo mi porta a pensare che alle spalle del procuratore di Kessié, quindi dietro questo rifiuto di Giorgia Tanganà, che il suo agente, ci siano delle squadre straniere che hanno offerto tanti soldi sia al giocatore e soprattutto al procuratore. Che poi più che altro va contro tutto quello che il Milan sta programmando, perché già triplicare lo stipendio, l'ingaggio, è una cosa che va contro la natura di quello che vuole essere la società in questo momento, o a quanto mi sembra che vuole diventare la società. Quindi si sta facendo uno sforzo pazzesco per raggiungere i bisogni di un giocatore. Questo secondo te
non può generare un po' di squilibrio quello che sarebbe la squadra, visto quello che ha fatto Calabria, visto quello che ha fatto lo stesso Tonali, cioè soddisfare i capricci di un giocatore, secondo te non viene a mettere un po' d'aria tesa in quello che è la squadra? Ma infatti io credo che il club ha una filosofia e la porterà avanti. È successo con Donnarumma, è successo con Çalhanoğlu e potrebbe succedere con Kessié. Cioè il Milan mette un tetto, un livello e dice: secondo me questo giocatore non vale oltre questo livello. Può essere anche Donnarumma il portiere più forte al mondo, o che sì, il centrocampista più importante d'Italia, ma se per il Milan non vale più di 6 milioni, oltre quella cifra non va. E quindi alla fine è anche scelta del giocatore di non rinnovare, perché il giocatore sa come ragiona il Milan in questo momento. Per quanto riguarda il resto dello spogliatoio, io credo che bene o male nei prossimi mesi il Milan proverà anche ad adeguare un po' lo stipendio di Theo Hernandez, di Bennacer, di giocatori comunque importanti perché guadagnano attualmente delle cifre basse rispetto al rendimento in campionato e in Champions League, soprattutto per Theo Hernandez. Per quanto riguarda Calabria, ha rinnovato a breve, ha rinnovato da poco, quindi per lui il problema non si pone. Lo stesso Tonali, addirittura lui ha voluto tagliarsi l'ingaggio, ha voluto decurtarsi l'ingaggio pur di rimanere con la maglia del Milan. Questo è un esempio da seguire. Giocatore tifoso del Milan che per rimanere al Milan, per sposare il progetto Milan, è disposto anche a tagliarsi l'ingaggio. Ok, ti ringrazio perché sei stato molto chiaro per quello che è la situazione. E adesso ti dico, Alessio Romagnoli, si può rinnovare? Si deve lasciare andare o si deve tenere? Allora, ti dico, Romagnoli ha un contratto molto particolare. Questa cosa l'avevamo scoperta verso giugno di quest'anno, quindi a inizio calciomercato, ma non è stata troppo pubblicizzata questa cosa. Alessio Romagnoli ha rinnovato nell'epoca dei cinesi, quindi con Fassone e Mirabelli, a 3 milioni e mezzo all'anno, ma con la possibilità di aumentare il contratto di 500 mila euro ogni anno fino alla scadenza. Quindi praticamente oggi, dopo diversi anni, lui guadagna 5 milioni, 5 milioni e mezzo, e sono tanti soldi per un difensore che non è neanche più titolare. Quindi il Milan cosa dice? Il Milan dice: sicuramente l'offerta a Romagnoli la vogliamo fare, un'offerta però congrua al valore del giocatore. Ritorniamo al discorso di prima. Sarà un'offerta di 3,5, massimo 4 milioni compreso i bonus, ma non arriverà mai ai 5 che attualmente guadagna Romagnoli. Se Romagnoli decide che questa offerta economica andrà bene per il suo futuro, rinnoverà col Milan. Ma avendo il procuratore Mino Raiola, mi sembra di capire che è abbastanza difficile che lui possa abbassarsi l'ingaggio, piuttosto va a guadagnare più soldi in altre squadre, in altre società. Ad esempio, su di lui sappiamo che da tempo c'è la Juve, ci sono diversi club stranieri, perché poi sotto traccia Mino Raiola continua a lavorare. Però il fatto che il Milan voglia provare quantomeno a trattenere Romagnoli, mi sembra che comunque nei confronti del giocatore sia un bel segnale di fiducia. No, poi una cosa che ho notato, e qua colgo quello che hai detto prima perché ho visto il tuo video mentre cucino, a me piace ascoltarti. Il Milan avrà un piano B, cioè ce l'ha dimostrato. Magnan, io lo parlavo qua con gli altri, dicevo ragazzi, Magnan non è una roba da ieri al domani perché il Milan si classifica a Champions League e lunedì abbiamo portiere, quindi è una roba che bolleva in Bravo. pentola da mesi, quindi è una roba che nessuno ci aveva detto. Sì, hai detto benissimo, perché Maignan praticamente lo annunciano il giorno dopo dell'ultima partita del Milan contro l'Atalanta. È un'operazione che nasce almeno un mese prima, almeno nel mese di marzo. Quindi il Milan sapeva già di perdere Donnarumma, ha provato fino alla fine a trattenerlo perché è normale, però se poi il giocatore continua a rifiutare, non si siede nemmeno al tavolo delle trattative,
col Milan ad ascoltare le proposte, perché chiede 10-12 milioni più le commissioni per Raiola, a quel punto il Milan ha detto ok, voltiamo pagina e andiamo su Maignan. Quindi penso che la stessa cosa possa accadere per gli altri giocatori in scadenza, mi riferisco a Kessié e a Romagnoli, sempre se non dovessero rimanere al Milan. Poi un comunicato, chicos, a todos los que están viendo este video, debajo le vamos a dejar el canal de Antonio Vitiello. Antonio transmite en italiano, pero vayan a verlo, alguna idea se harán de lo que él dice, se harán alguna idea de lo que está diciendo, pero él ya me dijo que en sus perspectivas es meter el traductor para todas las personas que necesitan, él ya está trabajando en eso, lógicamente es un proceso largo, pero él ya tiene pensado eso, pero para los que quieren ir a ver y quieren escuchar y entender un poco, les vamos a dejar aquí el canal y lo van a seguir. Ok, Antonio, adesso passiamo a quello che era un dibattito. C'è solidità in un progetto del Milan? Secondo te Maldini, Massara, scusami, e Gazzidis hanno un progetto a lungo termine? Ma io penso di sì. Magari è ovvio che quando parliamo di un fondo come il fondo Elliott non si può mai ragionare a vita, ragioniamo sempre a step. I primi 3 anni, i primi 3-4 anni stanno passando e vedremo poi con la costruzione dello stadio, se questo stadio si costruirà, il Milan con la proprietà Elliott andrà avanti, io credo almeno andrà avanti fino alla costruzione del nuovo stadio, poi lì è ovvio se arriveranno delle offerte di nuovi proprietari che sono del Qatar o comunque gente facoltosa, Elliott venderà. Quindi finché ci sarà Elliott io credo che il progetto sarà un progetto comunque solido, perché il problema della gente in questo momento storico è quello di pensare che i club debbano spendere per migliorare la rosa. È vero, però poi c'è anche tutta la parte del bilancio e la parte dei debiti da tener conto. Il Milan in questo momento ha una proprietà molto solida e non ha debiti con le banche. Guardate l'Inter, cosa sta succedendo, sono costretti a vendere i giocatori per sopravvivere. Al Barcellona cosa è successo in estate? E ci sono tanti altri esempi, quindi da questo punto di vista mi sento di rassicurare i tifosi, perché finché c'è Elliott il Milan è comunque in buone mani, finché Maldini e Massara sono convinti del progetto siamo comunque in buone mani, perché hanno dimostrato di saper essere dei buoni dirigenti. Ovvio, si può sempre migliorare, si può sempre spendere di più e puntare sempre a giocatori migliori, questo è normale, però fino ad ora i risultati stanno dicendo che il Milan pian piano sta migliorando e sta arrivando ad un livello alto. Poi il Milan, cioè io secondo me con le risorse che avevano a disposizione in un inizio, che secondo me la gente non dava un centesimo, ha incominciato a creare una squadra che gioca a calcio e piace, cioè è pazzesco la maniera in cui gioca. Sì. Cioè, Leao, poi io faccio sto paragone del cavolo, Leao mi ricorda tanto a tutto il Barcellona in certi momenti, che prende la palla, fa sti scatti che faceva solo lui e salta. Sì. Cioè, quindi a te che sensazione ti lascia, al di là dei risultati in Champions League, che sono, secondo me, contro l'Atletico di Madrid è stato un furto clamoroso, però non voglio entrare in particolare perché c'è stato il fallo a Tonali, che non hanno fischiato, hanno fatto tirare in porta, poi c'è stato la mano del loro attaccante e succede niente, cioè, però pazzesco, al di là pazzesco. Di questo, come vedi tu il Milan? Che sensazione ti lascia? Ma guarda, io devo essere sincero, io vado allo stadio tutte le volte a vedere il Milan e io mi diverto quando gioco il Milan, cioè Milan-Lazio è una partita in cui il Milan ha dominato dall'inizio alla fine. Il secondo tempo in casa della Juve è un Milan che ha messo sotto la Juve. Contro l'Atletico Madrid, se non c'è l'espulsione di Kessié, è un Milan che per tutto il primo tempo non ha fatto capire praticamente nulla all'Atletico Madrid. Nell'ultima partita con l'Atalanta, ragazzi, abbiamo visto un Milan davvero bellissimo. Io quando gioco il Milan mi diverto. Quindi io penso che il Milan abbia raggiunto un livello di maturità e una crescita che possa consentire alla squadra di lottare fino alla fine per il titolo.
perché se l'anno scorso il Milan è arrivato secondo con 79 punti, l'obiettivo dell'anno successivo, se vuoi migliorarti, è quantomeno di raggiungere quota 79-80 punti, cioè ripetere quello che hai fatto l'anno precedente, quindi fare un'altra grande annata. E per quello che sto vedendo, credo che sia partito bene il Milan, sia partito davvero molto bene. Poi, come hai detto te, in Champions c'è stato questo furto arbitrale alla fine, il rigore non c'era, lì poteva uscire benissimo un pareggio con l'Atletico Madrid, e il Milan è stato abbastanza sfortunato, ma in campionato invece sta facendo molto bene. Infatti anche la partita con l'Atalanta, al di là del risultato che alla fine c'è stato un 3-2, secondo me abbiamo dominato in maniera clamorosa. Poi il secondo gol, a mio parere, lo ha dato per onore, perché era un fallo, a mio parere, su Messias, che c'era il fallo. Il fallo c'era, lì metti in discussione una partita che era chiusa all'85esimo, il Milan con l'Atalanta vinceva 3-0. Poi c'è stato il rigore, che ci può anche stare in termini regolamentari, ma il fallo di Messias su Zapata, cioè è fallo di Zapata su Messias, lì devi dare calcio di punizione a favore del Milan, invece poi l'arbitro ha lasciato correre ed è arrivato il 3-2 dell'Atalanta. Però lì hai rimesso in gioco l'Atalanta, hai riaperto una partita che era già chiusa, e tutte queste sviste arbitrali non vanno benissimo. No, infatti è una roba che secondo me non si può mettere in discussione. Prima di tutto, quería agradecer a los chicos premium, que gracias a ellos el canal está creciendo, el canal está trayendo personas de reconocimiento, como en este caso Antonio Vitiello, más allá de las herramientas y del aporte moral que nos dan, porque sin ellos no podríamos hacer todo ese trabajo. Así que muchísimas gracias, chicos, por ese apoyo. E vuelvo a hablar in italiano. Adesso c'è un tema, guarda, molto delicato, che poi ti chiedo una cosa in privato, perché mi sa che magari conosciamo qualcuno. Il post, cioè la situazione medica, gli infortunati, cioè è problema di quello che è il corpo medico o la squadra, o c'è un sovraccarico di partite, perché ho visto che in 20 giorni hanno giocato una valanga di partite, però altre squadre, mi sembra, magari perché io vedo solo il Milan e vedo gli highlight degli altri, e in YouTube tutti sono bravi, in 3 minuti fanno delle cose pazzesche, non mi concentro sugli altri, ma gli altri giocano con il titolare. Ma la Juve, il Milan c'è un problema di fondo? Perché ti ho detto la Juve? Perché anche la Juve ho visto che aveva un sacco di giocatori rotti, che era la seconda squadra, ho visto, con più infortunati, però il Milan ha un problema? Guarda, ti dico, molto dipende anche dall'età, perché se ci fai caso, fuori più o meno ci sono sempre gli stessi giocatori. Ibrahimovic, che ha 40 anni, Giroud ha 35-36, Kier ogni tanto si deve fermare perché ha una certa età. Poi è normale che se Krunic va in nazionale, si fa male al polpaccio e resta un mese fuori, il Milan cosa può fare? I problemi muscolari relativi agli infortuni del Milan sono stati Bakayoko, che però è arrivato, ha fatto una settimana, 15 giorni di allenamento e poi si è fatto male. Un piccolo infortunio, se non sbaglio, a Calabria, che però anche lì ha ripreso praticamente in una settimana, però il problema è che in una settimana ci sono 3 partite e quindi ti sembra che il giocatore resta fuori per tante partite, però alla fine resta fuori solo una settimana. Il problema è anche il fatto che si gioca ogni 3 giorni. Kier, se non sbaglio, è rimasto fuori per tre partite, quindi più o meno una settimana, forse una partita in più, 4 partite. È vero che c'è probabilmente un problema di, come si può dire, di preparazione, però anche le altre squadre in effetti hanno tanti infortuni. Secondo me c'è un problema di sovraccarico di partite, si gioca troppe partite e alcuni giocatori che hanno, diciamo, degli atleti non più giovanissimi sono più soggetti a questi infortuni. Prendiamo il caso Messias, non l'abbiamo mai visto al Milan fino alla partita con l'Atalanta, lui è arrivato dal Crotone già con dei problemi, e quindi mettiamo che Messias aveva già dei problemi, che sì, sfortunatamente ha fatto una
cattiva preparazione in estate a causa delle Olimpiadi, è arrivato e si è fatto male a Milanello. Ibra reduce dal vecchio problema, Giroud ha preso il Covid, Krunic si è fatto male in nazionale, insomma non tutti i problemi sono dovuti alla preparazione del Milan, c'è anche una componente sfortuna, c'è anche una componente legata all'età, l'insieme fa sembrare che al Milan sia un disastro. Mi auguro comunque che con più attenzione e magari lavorando di più sulla prevenzione agli infortuni si possano evitare, perché in effetti questi infortuni stanno limitando parecchio le scelte di Stefano Pioli durante la stagione. Però ti dico, anche per dare un aggiornamento, Giroud è ormai guarito e dovrebbe giocare col Verona. Ibra è in via di guarigione. Bakayoko e Krunic sono in fase di riatletizzazione, quindi stanno rifacendo la preparazione, ma sono guariti. Gli unici due sono Florenzi e il portiere Plizzari. Il resto della squadra, incrociamo le dita, sta abbastanza bene. Quindi lo stesso Messias sta bene, quindi vediamo col Verona, insomma, quali scelte farà Stefano Pioli, perché avrà una rosa un po' più pronta. Poi ti ringrazio per la partecipazione, per la tua disponibilità. Ti dico solo una cosa per poi chiudere il programma. La gente in Sud America è preoccupata per una cosa, perché il Milan non emette comunicati sugli infortunati. Dicono sta sempre sul vago, mai un comunicato ufficiale, ma sempre sul vago. Dicono sì, ha questo problemino, poi rientra e poi sa Dio e la Madonna quando rientra. Quindi capito quello che la gente si preoccupa. Infatti quando io ho detto, guardate ragazzi che avrò Antonio Vitiello come invitato, ma tu non hai la valanga dei messaggi che mi sono arrivati di richieste, e a Walter, noi proviamo a lavorare sugli infortuni e a capire l'entità degli infortuni, ma anche da parte nostra non è semplice, perché giustamente se da Milanello filtra il messaggio che Kier sta lavorando in gruppo per 2 giorni, è normale che tu al terzo giorno ti aspetti la convocazione, mi riferisco alla partita con l'Atletico Madrid, e poi se Pioli non lo chiama è un po' una sorpresa per tutti, quindi non è facile nemmeno per noi. Cioè noi siamo andati a Milanello a vedere l'allenamento il giorno prima di Milan-Atletico Madrid, e chi era fatto tutto l'allenamento con la squadra, ha fatto i tiri, ha fatto la partitella, ha fatto contrasti, colpi di testa, quindi mi chiedevo perché non portare Kier. Evidentemente non l'hanno voluto rischiare. Ci sono anche queste valutazioni qui che portano ad allungare i tempi di rientro di un giocatore. Basta davvero un giorno, 2 giorni e sembra che il giocatore sia fuori da un'eternità, ma in realtà è per il fatto che si gioca davvero troppo spesso. Però in realtà anche noi vorremmo una comunicazione magari un po' più chiara sugli infortuni, però è sempre un tema molto delicato perché riguarda la salute di un giocatore. Non possiamo neanche fare chissà cosa, perché bisogna sempre rispettare la privacy di un atleta, di un giocatore, soprattutto con il periodo del Covid. Non possiamo mettere a farci delle previsioni quando può entrare, quando non può rientrare un giocatore, perché il Covid è un qualcosa di particolare, come è successo con Giroud per esempio. Però è vera questa cosa, che il Milan dal punto di vista della comunicazione ha scelto di non fare dei comunicati, tranne in casi gravi. Mi ricordo ad esempio il comunicato sull'infortunio di Ibrahimovic, sull'operazione di Ibra, oppure sui casi di Covid. In quel caso il comunicato il Milan lo fa sempre, per Bennacer, per Giroud, i comunicati li ha fatti. Wow, grazie mille per questa apertura mentale che mi hai dato. Dejamos aquí debajo el link de Antonio, donde pueden ir a ver el canal, ya lo dije una vez. Es en italiano, lo repito, pero Antonio tiene la perspectiva de dar la traducción, o sea, meter subtítulos. Lógicamente para él es un trabajo, es más de lo que él ya hace, porque él ya comunica y eso es un extra que él hace por la comunidad, el cual lo apreciamos muchísimo y se lo agradecemos. Gracias mil, Antonio, veramente, por la tua disponibilidad.
e per la tua professionalità e per tenerci sempre aggiornati, ti ripeto, per noi sei un riferimento. Cioè, quello che dici te è un dogma. Manco quando Papa Francesco esce, lo ascoltiamo come ascoltiamo te. Dai, non esageriamo. No, comunque da parte nostra, della redazione di Milan News, e da parte mia c'è sempre il massimo impegno. Lavoriamo tanto tutto il giorno per raccogliere informazioni, notizie. Poi l'impegno è sempre massimo. Quindi quello che possiamo assicurare ai tifosi è che c'è sempre massima onestà e impegno nella raccolta e nella verifica delle notizie. Poi speriamo che il Milan vada sempre meglio, perché se il Milan va bene, andiamo bene tutti e siamo tutti contenti. Grazie mille Antonio, A buona serata a voi, ciao tutti. ciao. Ciao chicos!